Beh, allora, devo dire, la nostra azienda da sempre, anche grazie al lavoro della famiglia Loader, ha creduto nella responsabilità sociale dell'azienda, della famiglia fondatrice e di tutte le persone che lavorano nell'azienda. E quindi questo sicuramente è uno dei nostri valori portanti e ci fa piacere vivere nella società dove ci muoviamo, in realtà ovviamente come azienda, però portando dei valori che siano sani e fondamentali per la salute. Ma quello che accade soprattutto al tumore alla mammella, dove abbiamo tassi di guarigione che arrivano all'80 e al 90% grazie alla ricerca scientifica e grazie alla prevenzione. E qui è dove noi abbiamo molto da fare ancora. Immagino il fatto che molte donne in Italia non rispondano alla chiamata, non rispondano alle lettere, non si sottopongono alla mammografia. E lo voglio dire in questo luogo dove tanti ricercatori hanno offerto la loro vita per curare, per trovare terapie che oggi ci curano, dobbiamo essere noi consapevoli del nostro valore e non avere paura della prevenzione, che è l'arma numero uno contro questa malattia. La prevenzione è sottoporsi alla diagnosi, è precoce, vale per gli uomini, vale per le donne, ma è soprattutto corretti stili di vita. Questo è un altro segreto italiano: la nostra filiera agricola, l'accesso a cibi di prima qualità, la dieta mediterranea e, ribadiamolo, una lotta vera che dobbiamo fare contro il fumo, che rimane la prima causa di morte nel nostro paese e la prima causa che provoca il cancro. Dobbiamo lavorare sulla terapia, ma dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, sulla consapevolezza, e con il governo abbiamo fatto tanto anche coinvolgendo e ripartendo dalle scuole. E dall'altra parte la sfida di come riuscire noi buyer, noi compratori, noi decisori, noi Stato, a permettere l'accesso a queste meravigliose scoperte scientifiche ai nostri cittadini, in uno spirito universalistico di cui dobbiamo essere molto orgogliosi, perché noi siamo l'unico paese al mondo, l'unico paese a garantire accesso alle terapie, a terapie di altissimo livello specializzato, completamente gratuito nel mondo. Ormai anche i sistemi, i modelli che si ritengono universalistici sono quasi tutti sistemi misti, e questo è un altro segreto probabilmente della nostra longevità. Per me è veramente motivo di grandissimo orgoglio essere qui, ed è stato un riconoscimento veramente molto molto importante. Io sono una orgogliosa e felice volontaria di AIRC da sempre, direi, perché da quando sono bambina è qualcosa che mi è stato trasferito da mia mamma, e con il tempo ne sono diventata anche testimonial, ma mi sento e voglio essere soprattutto una volontaria, e credo che sia fondamentale cercare di diffondere informazioni, magari noi sportivi possiamo aiutare un pochettino di più a parlare con i giovani, quindi il loro linguaggio. Credo che questo sia veramente fondamentale, in particolare ovviamente come sportiva mi piace l'idea di diffondere stili di vita sani e quindi parlare di prevenzione. I nostri giovani ricercatori sono pronti a raccogliere il testimone dei loro maestri, come dimostrano anche questo incontro e i suoi partecipanti. La loro mobilità in Europa e nel mondo è condizione di maggiore libertà e di opportunità per tutti. Dobbiamo peraltro compiere ogni sforzo affinché la circolazione del sapere e delle intelligenze non diventi per i nostri giovani una strada a senso unico, in uscita, come poc'anzi opportunamente ricordava la ministra Lorenzin. La prevenzione dei tumori richiede naturalmente uno sforzo non indifferente del sistema sanitario nazionale per potenziare gli strumenti a disposizione dei cittadini e per rendere sempre più accoglienti i servizi, ma richiede anche un aumento dei costumi alimentari, una diffusione della pratica sportiva nei ragazzi, dell'attività fisica negli adulti, una crescita della consapevolezza dei danni prodotti dal fumo, una conoscenza sempre più ampia dei fattori di rischio. Siamo nel mese della prevenzione dei tumori al seno, una grande occasione per sensibilizzare e attivare anche le persone più pigre o meno attente. Sconfiggere i tumori è possibile, ma tutti dobbiamo contribuirvi.
bisogna capire sui contenuti. Speranza ha posto delle questioni serissime. Appunto, la legge elettorale è una legge che favorisce la destra ed è una legge truffa perché non pone su un piano di parità i cittadini, quindi fermiamoci e deve essere cambiata. La revisione del Jobs Act, perché è il momento di ridiscutere dei diritti dei lavoratori, la scuola, la questione della sanità, sono temi su cui noi ci aspettiamo che ci sia un cambiamento nelle posizioni del Partito Democratico. Aggiungo anche che lo scivolone su Banca Italia è stato grave perché l'autonomia di Banca Italia deve essere salvaguardata, tutelata ed è un bene per tutti gli italiani. Aggiungo anche che la questione che si apre adesso con il referendum è serissima. Noi siamo per un federalismo cooperativo e solidale. Non capiamo, io anche da Presidente di Regione non capisco come si possa fare una politica della ricerca per la Lombardia o una politica industriale per il Veneto o quella per i beni culturali in Toscana, a prescindere da un quadro nazionale, in qualche caso addirittura europeo. Se poi invece si parla di questioni che hanno a che fare con il fisco, discutiamone, vediamo di capire di cosa si parla, ma queste cose stanno fuori appunto dai referendum, non sono materia oggetto di referendum. Vi informo anche della decisione che abbiamo preso di comune accordo con il Presidente Tusk e il Presidente Juncker di devolvere alle popolazioni colpite dagli incendi boschivi la somma di denaro del premio Principessa delle Asturie per la Concordia, assegnato quest'anno alla Unione Europea, premio che ho avuto l'onore di ritirare venerdì scorso a Oviedo. Questo è un modo simbolico di manifestare la nostra vicinanza a quelle comunità e alle famiglie delle numerose vittime in Portogallo e in Spagna, in ricordo delle quali vi propongo di osservare ora un minuto di silenzio, durante il quale commemoreremo anche le vittime irlandesi dell'uragano Ophelia. Prima di dare inizio alla seduta odierna, vorrei ricordare le vittime degli incendi boschivi che si sono verificati in Portogallo e in Spagna nelle scorse settimane. Come ho avuto modo di dire nel corso del mio intervento dinanzi al Consiglio europeo, il fenomeno è preoccupante e merita tutta la nostra attenzione. Solo quest'anno in Europa sono andati in fumo più di 750.000 ettari delle nostre foreste e più di 100 persone hanno perso la vita nel solo Portogallo. Per questo sono convinto della necessità e dell'urgenza di istituire un corpo di protezione civile europeo e di semplificare il contesto normativo al fine di permettere alle popolazioni di ottenere un aiuto immediato in caso di bisogno. Domani aderite alla piazza? Abbiamo aderito alla manifestazione che ci sarà, io stessa andrò. Certo, quello che diremo domani anche in piazza dipende da quello che succede oggi. Non c'era motivo di differenziarci dalla Camera, gli emendamenti sono gli stessi e saranno gli stessi anche per l'Aula. Mi pare che dal punto di vista di eventuali accordi o trattative di natura politica abbiate al momento ottenuto granché rispetto a una sorta di moral suasion per rivedere alcune parti del testo e non mettere le fiducia. Allo Stato mi pare che non abbiamo ottenuto nulla, poi il comportamento delle forze politiche si misura dai comportamenti parlamentari e oggi si avvia questo percorso finale della Commissione e domani quello dell'Aula. Certo, il tempo che passa e le cose che si dicono hanno il loro peso, perché per esempio aver chiesto, non dico imposto, ma aver preteso che ci fossero le audizioni ha il suo peso, perché quello che noi diciamo è supportato da molti esperti e con argomenti che sono tecnici e ai quali noi aggiungiamo le nostre motivazioni politiche. Quindi io credo che sia un momento molto importante per la politica italiana, non so, non tanto per i singoli gruppi, ma che sia un momento assai delicato. E ho fiducia che prevalga non solo il buon senso della politica, ma che prevalgono le tecniche parlamentari dell'ascolto e quindi
non sono qui per partecipare ad una, a quello che potrebbe essere, cioè un passaggio inutile, sono qui con la pretesa che sia un passaggio fondamentale, utile, in cui ci si ascolta. Io questi emendamenti non li conosco, perché essendo presentati per l'Aula non sono a mia diretta conoscenza. Nel dibattito in Aula si tratta di vedere se il dibattito si svilupperà secondo la procedura ordinaria o se sarà posto il voto di fiducia. Se sarà posto il voto di fiducia non ci sarà spazio per l'esame. Mi sarebbe interessato poterli esaminare in commissione. Ci sono i tempi, non solo l'opportunità politica ormai, per pensare di modificarla? Non credo che ci siano i tempi per pensare di modificarla. Incombe la legge di bilancio, incombe la fine della legislatura, incombe la necessità di dare una certezza di legge elettorale al Paese. Io mi auguro che si possa fare tutto il lavoro di esame e di votazione in commissione degli emendamenti, anche perché questo può consentire comunque di sviluppare adeguatamente una riflessione sulla legge elettorale. Per quello che riguarda il tema degli emendamenti sulle minoranze linguistiche, che possono comportare il voto segreto, questa è una valutazione che compete al governo e sulla quale io non ho nulla da aggiungere. Dove c'è scritto minoranza linguistica, in linea di massima, sia un riferimento strumentale sia un riferimento oggettivo, c'è la possibilità del voto segreto. Abbiamo, diciamo così, il viziaccio di argomentare le nostre posizioni con studi molto puntuali sulla realtà dei fatti, e da tempo cerchiamo di denunciare come in Italia e segnatamente a Roma ci sia una specie di razzismo al contrario. C'è effettivamente un'Italia razzista, è drammaticamente razzista nei confronti degli italiani e segnatamente degli italiani più deboli. Ora, queste non sono prese di posizione di un partito politico che sta lì a fare demagogia, come si dice, soffiate sul fuoco, soffiate sulla paura, voi soffiate la guerra tra poveri. Noi cerchiamo semplicemente di denunciare la realtà delle cose, e la realtà delle cose dice quello che voi avete sentito stamattina. Il Comune di Roma, capitale d'Italia, Roma capitale, spende di 220 milioni di euro complessivamente, che sono destinati ai servizi sociali, destina il 70% di queste risorse tra immigrati e Rom e il 30% di queste risorse per tutti gli altri. Noi siamo qui per denunciare che non è normale, che c'è una distribuzione assolutamente sballata di queste risorse, che le risorse dovrebbero almeno essere distribuite equamente, partendo da quante sono le persone che sono complessivamente in situazione di disagio e distribuendo equamente le risorse tra le persone che sono in situazione di disagio. Altrimenti ci si deve interrogare sulla ragione per la quale si preferisce dedicare quasi tutte le risorse agli immigrati richiedenti asilo. Ora, io non voglio dire che sia perché è molto remunerativo per certe cooperative, ma certo, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Allora, noi siamo qui per denunciare che questo metodo non funziona, secondo noi, che è una vergogna e che purtroppo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e Sinistra non fanno eccezione su questo tema, cioè sono identici. Le politiche che sono state negli anni portate avanti dalle amministrazioni di centrosinistra sono state portate avanti pare pare anche dalla Giunta Raggi. Voglio chiedere a Luigi Di Maio, è normale? Cioè, lui si sente di sposare il modo con il quale la Giunta Raggi distribuisce le risorse destinate ai servizi sociali a Roma? Lui si sente di sottoscrivere un lavoro della Giunta Raggi che prevede che il 30% delle risorse dei servizi sociali sia destinato a tutti gli italiani in difficoltà, che sono milioni, e il 70% sia destinato agli immigrati che sono, e ai Rom, che sono qualche migliaio? Io voglio sapere da Luigi Di Maio che cosa ne pensa. Io penso che debba stare in un eventuale programma di coalizione il tema della revisione dei nostri assetti istituzionali, assolutamente. Ma ho detto e ribadisco che la soluzione non è la rincorsa all'egoismo locale di una o dell'altra regione, quindi io voglio trattenere le mie risorse, allora io voglio ancora di più, perché non se ne esce mai.
è immaginare un progetto di revisione concordato e controllato dallo Stato nazionale che dica presidenzialismo e federalismo. Cioè, da una parte ti serve uno Stato che superi tutte le sue degenerazioni, che sia efficace e efficiente, con un governo scelto dai cittadini che va a casa se sbaglia, e dall'altra il contrappeso sono maggiori autonomie. No, non sono tentata. Non sono tentata di scappare da Roma, e penso che se cominciamo a porre la questione così si dimostra che, insomma, il modo in cui sono state poste certe questioni rischiano di essere, diciamo, di non aiutarci. Okay? Noi abbiamo bisogno di un'Italia che sia complessivamente più forte, di uno Stato e di realtà, di istituzioni che siano complessivamente efficaci ed efficienti. Non ne usciremo facendo la gara a chi è più bravo e quindi spostando tutti i cittadini che vogliono andare a vivere dove si è più bravi. Io penso che questo sia un elemento che indebolisce tutti, e quindi spero di poter rendere più efficace e più efficiente lo Stato centrale. Ripeto, io sono presidenzialista, e di poter per questo avere degli italiani che, indipendentemente da dove decidono per esempio di andare a lavorare o studiare, hanno gli stessi diritti. No, ma sicuramente io sono, per carità, sono sempre rispettosa di quando si fanno scegliere, quando si fanno votare i cittadini, e ovviamente anche in questo caso rispetto i cittadini che sono andati a votare. Segnalo che non credo che ci si potesse aspettare, per esempio in Lombardia, meno del 40% di sì o del 38% di sì, adesso poi non ho letto i dati definitivi, di fronte a una consultazione che vedeva il 100% delle forze politiche a favore, e il cui, insomma, quesito era più o meno: vuoi essere ricco? Insomma, immagino sì, insomma, la gente dica sì, voglio essere ricco. Dopodiché non credo che ci si potesse aspettare su un referendum sul fatto meno del 40% in Lombardia. Diverso il dato del Veneto, che effettivamente è un dato importante, ma quello della Lombardia, insomma, no, per carità, poi è giusto che si dica, è andato benissimo. Per lei no. No, io dico che non è stato. No, io non la leggo mai con una sconfitta di quello contro quell'altro, le questioni interne alla Lega, non mi interessa niente. Io dico che se il 60% dei lombardi non ha ritenuto di andare a votare, probabilmente non era poi in realtà una priorità neanche per loro. Questo è il trucco, perché si è detto volete maggiore autonomia e poi invece la questione è spostata sul piano fiscale. Io penso che i ceti produttivi siano gravati da una tassazione troppo alta. La tassazione deve essere spostata sulle rendite, sui grandi patrimoni, sui grandi redditi che sicuramente nel paese ci sono. Bisogna fare più lotte all'evasione fiscale, ma guai a noi se viene meno un quadro nazionale di tenuta del paese. Questo referendum rischia di dividere, di mettere parti del paese contro altre parti, mentre invece c'è bisogno di unità e anche della consapevolezza che l'Italia può contare in Europa e nel mondo se resta unita nelle politiche, nel fisco, nei diritti. Però, perché i cittadini hanno gli stessi diritti. Assolutamente no, ma se ci pensate, questo dibattito è surreale, no? Lo dico da un po' di giorni. Se noi fossimo l'Assemblea Costituente e avessimo le macerie fumate della Seconda Guerra Mondiale e fossimo chiamati a scrivere la nuova Costituzione di questo paese che deve uscire a riscattarsi dalla dittatura, dai casini che ci sono stati, da guerra e quant'altro, cosa faremo? Scriveremo una Costituzione che sia autenticamente federalista, autonomista e operativa. Ed è esattamente quello che i padri costituenti hanno fatto. Se vedete l'articolo 5 della Costituzione, parla di geometria variabile, di dare autonomia ai territori. Allora, premessa, solo i pessimisti non fanno fortuna. Non esiste una trattativa nella quale tu vai a scartamento ridotto. Ne hai 23 nella lista della spesa, non capisco perché devo andare a chiedere di meno. È il disegno di legge più breve della storia della regione del Veneto. Il disegno di legge ha solo un articolo. Articolo 1, modifica del primo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Comma 1, ed è l'unico comma della legge. Nel primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole Val d'Aosta, sono aggiunte le seguenti: e il Veneto. Quindi chiediamo anche la modifica costituzionale affinché il Veneto sia annoverato come regione a statuto speciale, quindi regione autonoma. Allora, abbiamo deciso di fondare una nuova associazione, l'Associazione Medicina Legale Contemporanea,
e questa esigenza è nata dal fatto che a seguito della legge 24, legge Gelli Bianco, il ruolo del medico legale, da sempre relegato all'interno dell'obitorio, esce ed emerge in qualità di rappresentante di leggi e di proposta di legge concreta e tecnica. La legge Gelli pone il medico legale al centro della controversia medico-legale riguardante la responsabilità medica. Il magistrato ha l'obbligo di incaricare un medico legale in caso di sospetto di responsabilità, e sarà il medico legale a valutarne l'entità, la presenza, l'entità e la gradualità. La Società Italiana Medico-Giuridica si pone quindi come punto d'incontro tra la medicina e il diritto, e vuole creare diffondere la cultura medico-legale, dare ai medici legali stessi informazioni utili, aggiornamenti, essere vicina alla magistratura, al legislatore, alla classe, all'avvocatura e soprattutto al cittadino e agli strati più deboli dei cittadini, che spesso sono inconsapevoli dei loro diritti. La nostra associazione ha già collaborato alla stesura della legge Bianco, attualmente siamo impegnati sulla legge riguardante i vaccini, laddove libertà personali e libertà della collettività e prerogative della collettività devono trovare un punto d'incontro armonioso e giusto e puntuale. Il Rosatellum, come dimostra bene anche il risultato del referendum, finirebbe per favorire notevolmente la destra, oltre ad essere una legge truffa, perché come è evidente chi riesce a votare il candidato, si convince del candidato nell'uninominale, se quel candidato è vincente il suo voto vale 2 mentre il mio vale 1. È il disegno di legge più breve della storia della regione del Veneto. Il disegno di legge ha solo un articolo. Articolo 1, modifica del primo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Comma 1, ed è l'unico comma della legge. Nel primo comma dell'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole Val d'Aosta, sono aggiunte le seguenti: e il Veneto. Quindi chiediamo anche la modifica costituzionale affinché il Veneto sia annoverato come regione a statuto speciale, quindi regione autonoma.